se non c'è il capitale la banca non può lavorare, c'è poco da fare. E lo siete mandati! La banca crolla, ma gli stipendi dei manager resistono, anzi crescono. I compensi per i dirigenti della Popolare di Vicenza sono passati dagli 11 milioni del 2014 a 16,7 milioni di euro pagati nel 2015, un incremento del 52%. È l'ultimo atto della saga della Popolare di Vicenza. Da una parte i soci che hanno visto il valore delle loro azioni ridursi ai minimi termini, dall'altra la busta paga d'oro dei manager che quella banca l'hanno quasi fatta fallire. Dino Marcon ha 72 anni e una vita da camionista sulle spalle. Aveva messo i suoi risparmi in azioni della banca acquistate a 62,50 euro l'una. E sapete quanto valgono oggi? L'hanno svalutata a 6,5. Mi dicono, ma c'è qualche agevolazione? Cioè lei l'ha comprata a 63 e adesso valgono 6,5. 6,30. Disgustoso, proprio mi hanno inginocchiato. E mentre il valore delle azioni scendeva, gli stipendi dei dirigenti aumentavano del 52%, compreso quello di Giovanni Zunin, patron della banca per 20 anni. E se ce l'avesse davanti adesso, che tu dici? Li sputo addosso subito! Azionisti sul lastrico e perdite da record, meno 1 miliardo e 407 milioni nel 2015, il risultato peggiore in 150 anni, eppure i soldi per alcune retribuzioni non sono mancati. A spingere i costi alle stelle sono state le buone uscite come quella dell'ex direttore generale Samuele Sorato, indagato con l'ex presidente Giovanni Zunin per ostacolo all'attività di vigilanza e aggiottaggio. Sorato ha lasciato la banca a maggio 2015 con un compenso di 4,6 milioni di euro. Due li ha già incassati, gli altri arriveranno fra tre anni. 4,81 milioni di buone uscite sono state pagate anche agli ex vice direttori generali Emanuele Giustini e Andrea Piazzetta, pure loro sotto indagine. Nell'elenco dei super stipendi è saltato fuori anche quello dell'ex presidente Zunin, che ha incassato 1,01 milioni di euro. Sono predoni, avvoltoi sono, peggio degli avvoltoi. Aspettano che la preda muoia per mangiarsela. Ai primi di marzo l'assemblea dei soci ha dato il via libera alla trasformazione della banca in SPA, all'aumento di capitale e alla quotazione in borsa. Vergognatevi! Il voto è arrivato dopo 4 ore di dibattito molto intenso con soci agguerriti giunti da mezza Italia. Perché qui? Per fare la guerra. Ha perso molto lei? Sì, circa 100.000 euro. I risparmi di una vita. Tutti ladri se qua, ladri se qua, tutti ladri. I vecchi o i nuovi? Tutti. E lei adesso che vota, sì o no? No. Assolutamente no. Cioè, non mi interessa. Non mi interessa se la banca fallisce. Mi dispiace per i dipendenti, però non mi interessa. Io mi chiedo come mai, dove sono andati a finire tutti i soldi che, tre anni fa l'assemblea, il signor Zunin mi diceva che andava tutto bene. La rabbia è altissima, eppure in un'altra assemblea che si è tenuta solo qualche giorno fa, i soci hanno inspiegabilmente votato no all'azione di responsabilità per i membri del CDA della banca. Le conseguenze di questo scandalo? I soci della Popolare di Vicenza hanno visto i propri investimenti crollare. Famiglie che credevano di godere dei propri risparmi si trovano ora in enormi difficoltà economiche. È il caso di questa signora che ha perso il proprio marito da poco. Ogni tanto penso e dico, ma no, ma dai, ho vissuto un incubo con la morte di mio marito, questo è un altro incubo. Cioè, non, ma però non mi sveglio mai da questi incubi. Non posso più spendere niente, non comprare niente perché non ho i soldi, non ho niente. Mio marito poco tempo prima ha detto, non preoccuparti che vi lascio, vi garantisco il futuro, se sapesse cosa è successo, ma che futuro. Strapagati quelli che se ne sono andati, strapagati anche i nuovi arrivati. La banca ha sborsato 2,67 milioni di euro di bonus di ingresso per 6 dirigenti. Tra questi c'è Francesco Iorio, in carica dallo scorso 1 giugno.
come benvenuto ha ricevuto un bonus una tantum da 1,8 milioni. Iorio si è giustificato dicendo di aver lasciato Ubibanca per accettare un incarico ad alto rischio professionale. Per le stesse ragioni è molto elevato il compenso dell'attuale vice direttore generale, Jacopo De Francisco. Da giugno 2015 ha percepito 1,02 milioni di euro, di cui 700.000 come bonus d'ingresso. Nessun bonus invece per questi azionisti che nella Banca Popolare di Vicenza avevano creduto e che oggi si ritrovano con i risparmi di una vita andati in fumo. Risponderete davanti a Dio. E che cosa gli direte? Ce l'ha chiesto la BCE. Vergognate.